Quindi vi ringrazio davvero di cuore. E a tale proposito vorrei fare alcuni paragoni sul numero. Abbiamo un numero magari non di migliaia di persone oggi, è chiaro, ma se noi pensiamo che dall'altra parte c'era chi manifestava a favore di Navalny ed era più Europa e i partiti della sinistra liberale ed erano in quattro, realmente in quattro, cioè proprio uno, due, tre, quattro, ed erano finanziati da Soros con milioni di euro, beh, in proporzione abbiamo fatto bella figura. Perché io di base sono uno studente, ho sempre fatto politica con i miei pochi soldi e ci ho messo la mia faccia. E il motivo per cui la gente qui d'Italia Unita è qui, possiamo dirlo, è anche qui per me, per il rapporto personale che ha. Tutti quando sono venuti mi hanno salutato, mi hanno stretto la mano, c'è chi mi ha chiesto la foto, c'è chi mi ha scritto su Telegram, chi da tempo ogni volta sa che quando mi può mandare una notizia, mi può mandare un meme, un qualsiasi cosa, sa che io per loro sono presente. Ecco, la cosa importante per un politico è essere rappresentante dei cittadini, essere per loro presente. Essere presente qua in piazza come voi, cioè potevate, e oggi è carnevale, potevate essere in qualsiasi altro posto, ma avete scelto di passare il vostro tempo qui per ascoltarvi. Quindi non vi ruberò troppo tempo, sapendo che c'è chi ha famiglia, chi deve andare, perché io conosco le storie personali di tutti voi, di tutti i militanti, perché io con voi mi avete accompagnato in questo quasi 2 anni di proteste e di manifestazioni. Quindi vi ringrazio tanto per questo affetto che mi avete dato personale. E io posso iniziare il mio discorso. Vi ringrazio perché ovviamente oggi è un giorno particolare, perché ieri è morto Navalny e tutti si aspettavano come reagirà la gente, tu che sei più filorusso, sei legato a Russia Unita, sei stato nel Donbass, come reagiranno al fatto che è morto Navalny, come giustificherai questa cosa? Beh, non bisogna avere paura di rispondere a queste accuse, ricordando chi era Navalny. Navalny basta andare su Wikipedia per vedere chi fosse realmente. Navalny era uno che dal 2005 riceve finanziamenti dagli Stati Uniti, dalle fondazioni statunitensi. Era un traditore per la Russia. Non era nient'altro, null'altro che questo. E lo dice Wikipedia. Ma non è solo questo. Navalny com'è diventato famoso in Russia? È diventato famoso in Russia a metà degli anni 2000 perché girò un video con una pistola in cui diceva che doveva sparare ai musulmani, che sono una delle religioni che convivono pacificamente in Russia. Era un turbatore dell'ordine sociale su mandato degli Stati Uniti. Questo era, nulla di più. Non era un eroe, non era un dissidente, era solo un bastardo. Poi bisogna vedere chi aveva interesse al fatto che morisse oggi. Noi ieri vediamo che c'era sua moglie già alla conferenza di Monaco insieme a tutti i leader occidentali a fare i comunicati stampa. Ormai si erano dimenticati tutti di chi fosse perché Russia era completamente irrilevante. E immediatamente l'Occidente, che oggi subisce la perdita di Avdiivka, che è caduta definitivamente da un punto di vista militare e che ha grossi problemi a garantire le munizioni all'Ucraina, che sta perdendo la guerra del secolo contro la Russia, riesce a dare morale solo con la morte di questo finto oppositore, che non era nient'altro che un agente straniero. A questo proposito vorrei anche dire qualcosa sulla cosiddetta democrazia. Noi qui siamo qui come opposizione a manifestare, ma perché noi qua abbiamo pagato l'occupazione del suolo pubblico al comune, ci siamo accordati con le forze dell'ordine, che ringraziamo, con la polizia, non abbiamo detto qui nulla di estremista, non abbiamo incitato alla morte di nessuno, non abbiamo incitato nulla di violento. Le stesse identiche regole ci sono in Russia e l'opposizione liberale volutamente non rispetta le regole per creare scontri con la polizia, analogamente a quanto fanno adesso i centri sociali, come sempre hanno fatto, per creare l'illusione di una finta dittatura. Questo è cosa che avviene in Russia, né più né meno. E questo avviene perché sono pagati dagli Stati Uniti, né più né meno. Perché noi oggi qua siamo a manifestare contro il colonialismo e la Russia, e prima in precedenza dell'Unione Sovietica, ha combattuto contro il colonialismo occidentale. Quindi noi siamo qua perché noi stessi siamo colonizzati dagli Stati Uniti. Dal 1943 e poi successivamente dal Trattato di Parigi, il nostro paese ha ceduto la sua propria sovranità. In alcune zone, come le foibe, abbiamo avuto migliaia di italiani che sono stati uccisi, sì, con la sola colpa di essere italiani. E questo territorio è stato ceduto con la forza.
E quindi noi cosa dobbiamo ricordarci di questa cosa che è anche la nostra storia? Quando in Donbass, in tutta l'Ucraina, c'era la minoranza russa, che in alcune parti è una maggioranza consistente russa, che veniva discriminata e rischiava di essere uccisa, perché ci sono le Nazioni Unite che parlano di fosse comuni create dal battaglione Azov, e tra l'altro, aperta parentesi, godo infinitamente del fatto che hanno preso Sberla, Mariupol, e sono stati sconfitti, hanno preso Sberla e sono morti anche ad Avdiivka. Cosa è successo? Che la Russia, che a differenza dell'Italia, che non era un paese sovrano, che a noi abbiamo lasciato i nostri esuli giuliani senza casa, che sono dovuti scappare coi treni, umiliati, li abbiamo ricordati il 10 febbraio, i martiri delle foibe, la Russia, in quello che era il suo territorio storico, ha ricordato di non abbandonare la propria popolazione, di essere presente, perché è importante essere presenti come politici per i cittadini ed è importante essere presenti come Stato, come nazioni per i propri cittadini. A questo proposito pensiamo a quello che sta avvenendo con la privatizzazione della sanità. Noi vediamo Angelucci, che è un oligarca, non è nient'altro che un oligarca, vi dirò qualcosa che vi sorprenderà, che adesso sta comprando tutti i grandi media, motivo per cui nessun media ha voluto parlare di questa manifestazione, perché lui cosa sta facendo? Lui, essendo un oligarca della sanità privata, è un parlamentare che ha il 99% di assenteismo, magari non sopravviverò domani dopo queste parole perché è una persona molto potente, ha il 99% di assenteismo, ma perché si è fatto eleggere in Parlamento? Non per l'interesse di voi cittadini, perché così gode l'immunità parlamentare, perché dopo aver avuto dei processi per centinaia di migliaia di euro di truffe all'assessorato alla sanità della regione Lazio, non viene processato perché ha l'immunità parlamentare. E ok, tutto bene. E per via di questo, ti ringrazio, per via di questo lui riesce a controllare e dare al governo Meloni la potenza mediatica in cambio della sua totale libertà di privatizzare la sanità e di non essere indagato per i crimini che ha commesso. Poi non si sa, non c'è una sentenza definitiva per il semplice fatto che è impossibile processarlo. Vorrei sapere se erano interi commessi. Se però uno non si fa processare, due domande uno se le fa, no? Non dite? Ma a questo proposito, noi vediamo anche persone di colore che hanno partecipato alla nostra manifestazione e noi siamo qui soprattutto anche per voi. Grazie. Perché è impossibile fare una manifestazione a favore dell'Ucraina senza le persone ucraine, a favore della Russia senza le persone russe, a favore dell'Italia senza voi, noi italiani, noi che prima di tutto siamo patrioti dell'Italia. Sarebbe impossibile farle senza i diretti interessati. E noi abbiamo parlato al telefono con varie associazioni africane, 23 associazioni africane, organizzerò anche dei viaggi, dei collegamenti politici, non solo con la Russia ma anche con l'Africa, perché l'Italia, la Meloni ha provato a fare il progetto Italia-Africa non parlando con gli africani. Una sorta di nuovo colonialismo. Noi invece vogliamo parlare con gli africani, vogliamo parlare con tutti i popoli per provare a collaborare. Quello che in economia si chiama il beneficio universale del commercio, della diplomazia. Quello che è stato dimenticato all'Occidente, che sa solo colonizzare, destabilizzare e sfruttare. Nulla di più. Questo è quello che hanno fatto gli Stati Uniti da sempre. Nella loro storia. Hanno iniziato colonizzando il loro stesso paese con gli indiani d'America, sterminando una popolazione. Lo fanno adesso con l'Europa, lo stanno facendo con l'Africa insieme alla Francia e all'Inghilterra. Se noi pensiamo poi, è stato detto anche in precedenza dagli altri oratori, al franco-africano, voi vi ricordate la Meloni, Di Maio, che dicevano noi combatteremo contro il franco-africano, io ho il cognome francese, mi chiamo Avondé, sono originario, il cognome è originario della Savoia, ma non ho nulla contro la Francia, ma il franco-africano, qualcuno di quelli che ha promesso tra le tante cose di combattere la colonizzazione dell'Africa, l'ha poi effettivamente fatto? Assolutamente no. Tutte le promesse che sono state fatte da Giorgia Meloni, da Salvini, da Di Maio, sono state tradite. Voi siete stati traditi. E invece c'è chi ancora crede nella politica, siete ancora qua. E io vi ringrazio, perché credete a un politico. Ed è il più grande sforzo di tutti. Ma perché credete a me come politico? Probabilmente perché io non sono un politico tradizionale. Perché io ci sarò sempre, però ci sono sempre voi, sono più un rivoluzionario, provo a portare idee nuove, non ho paura di dire nulla, non ho paura del politicamente corretto, non ho paura di offendere Navalny, non ho paura di offendere Angelucci, non ho paura di dire che il battaglione Azov sono nazisti, non ho paura di dire che ci sono grandissimi conflitti di interesse all'interno della nostra politica che andrebbero risolti in maniera radicale. Perché il tempo della moderazione è finito, siamo nell'epoca delle guerre, siamo nell'epoca della crisi
economica, della crisi demografica, il tempo della moderazione è finito, è il tempo della rivoluzione, ovviamente nel rispetto delle leggi della Repubblica. Ma parlando appunto di Africa, che è il tema della manifestazione di oggi, poi si è sforato su una marea di temi. In Africa noi abbiamo appunto il colonialismo economico, col franco CFA, abbiamo il colonialismo dei bambini che vengono sfruttati nelle miniere di coltan per produrre gli smartphone, i componenti, e vengono pagati pochissimo, vengono sfruttati. Abbiamo le donne nigeriane che vendono, si prostituiscono per $2 e vengono, sono vittime di tratte, le vediamo sulle nostre strade, sfruttate dalla mafia nigeriana, perché ormai la mafia italiana collabora con le mafie straniere e con le mafie africane. Tutto ciò dove porta? Porta alla necessità di aiutare gli africani a essere sovranisti, di unire questa grande battaglia che, come italiani, per noi stessi siamo colonizzati, assieme a tutti gli altri popoli colonizzati, stiamo facendo per riottenere la nostra libertà, la nostra indipendenza e la nostra democrazia indietro. Questo è quello che stiamo facendo, ma ovviamente abbiamo bisogno di un alleato, perché in geopolitica, ne ha parlato anche Dario Fabbri, che non si può dire che sia una persona filorussa o vicina a Putin, ha detto in geopolitica non esistono i vuoti, e a meno che l'egemone di turno non sia sconfitto, quindi a questo punto l'Italia che da solo farebbe guerra, non lo so, agli Stati Uniti, all'Inghilterra e alla Francia insieme, sarebbe qualcosa di impossibile, è necessario appoggiarsi a un'altra potenza che possa ricoprire un ruolo alternativo all'egemone. In questo caso noi qua abbiamo la Federazione Russa, e la Russia dai tempi dell'Unione Sovietica ha sempre finanziato, supportato la decolonizzazione, e adesso in Africa ci sono il Niger, il Burkina Faso, tanti altri paesi che stanno riuscendo a riottenere la loro decolonizzazione. E una volta che la Russia crea stabilità, una volta che la Russia combatte i terroristi, pensate che ci sono regioni dell'Africa, del Sahel, dove ci sono i terroristi che prima che arrivasse l'Africa Corps della Russia rapivano le donne per vendere la vittima di tratta, reclutavano i poveracci, quelli che vivono con $100 all'anno, 100 euro l'anno, immaginate vivere con così poco, per far parte dei gruppi terroristi di Al-Shabaab e tutti questi gruppi radicali islamici finanziati all'Occidente per destabilizzare l'Africa, perché un paese destabilizzato non può essere un paese prospero. La Russia, portando stabilità in Africa, sta di nuovo aiutando a rendere ricca l'Africa. E l'Africa, io lo dico anche agli imprenditori, sarà insieme alla Russia, insieme all'Asia, un forte, forte centro di sviluppo nel prossimo decennio. Ma per fare questo c'è bisogno di stabilità e c'è bisogno di consapevolezza. Io qua ho deciso di portare Fusaro, potevo portare tantissimi strillatori di piazza, potevo usare termini semplici, ma io sono sicuro che i cittadini che sono qui, che sono parte dell'Italia Unita e non solo, sono persone pronte a ragionare, a parlare di temi complessi. E io non ho paura di parlare in una piazza dove non ci sono migliaia di persone, perché se parlassi a solo quelli del mio partito non sarei un buon politico, non farei la rivoluzione. Noi dobbiamo fare qualcosa quasi di evangelico, in questo senso, portare il verbo, parlare a chi non la pensa come noi, confrontarsi, convincere gli amici, i familiari a pensarla come noi, con la forza della consapevolezza e dell'argomentazione. In generale, io lavorerò sempre all'unità di quelli che fanno parte dell'opposizione, sto lavorando per radunare intorno a noi l'opposizione, nel maniera più democratica possibile, partendo dai territori, partendo dalle singole individualità, ma perché noi adesso vediamo per esempio la protesta dei trattori, è stata un'altra grande sconfitta della mentalità di molti politici italiani che scelgono di essere tanti piccoli re, tanti piccoli generali senza esercito. Questo è qualcosa che noi dobbiamo superare insieme, vi chiedo veramente uno sforzo, perché vedete, il problema è che dovevano essere 20.000 agricoltori al Circo Massimo, sono arrivati in 2.000 e ci sono state 10 manifestazioni diverse tra ieri e oggi a Roma. Risultato, l'Unione Europea e il governo ormai hanno smesso di trattare con gli agricoltori, perché si sono indeboliti per via delle loro divisioni. Noi come cittadini, i sondaggi, anche quelli finanziati dalla Sette, da istituti vicini al governo o al Partito Democratico, parlano che la maggior parte di noi, come cittadini italiani, è contrario alle sanzioni, all'invio di armi, alla colonizzazione dell'Africa, tutti questi temi che noi parliamo, di cui noi trattiamo. Ma questo 60% di popolazione, o questo 50% nel caso delle sanzioni,
non ha neanche un deputato in Parlamento. Questo non è colpa vostra, non è colpa di questi cittadini, questo è il nostro fallimento, è un fallimento di noi politici, è un fallimento della politica. E noi come politici dobbiamo ragionare sul perché tra 50% di popolazione non siamo riusciti a portare un solo politico, un solo deputato all'interno del Parlamento. Questo è un fallimento totale. Perché io ho sempre provato a unire, anche oggi ho provato a invitare tutti quelli del dissenso, tutti. Alla fine siamo noi che abbiamo fatto questa cosa, abbiamo pagato il service, abbiamo fatto il possibile per, assieme anche a chi ci ha aiutato come Luciano. E, eccolo, ciao. E, ma adesso io mi impegnerò ancora più fortemente a cercare l'unità, a cercare la coesione, a cercare l'abbraccio di chi ha le nostre stesse idee, cercando di smussare gli angoli, di lavorare insieme per portare questa rivoluzione. Molto spesso, quando la CIA e Soros e gli oligarchi occidentali hanno finanziato le rivoluzioni arabe, come quelle che hanno devastato con le varie primavere arabe la Siria, la Libia, che adesso sono depauperate, dove adesso ci sono le basi americane che estraggono il petrolio, il gas siriane illegalmente contro ogni diritto internazionale, quella ha tutti gli effetti in occupazione, ma non c'è nessuna sanzione contro gli Stati Uniti per quello che stanno facendo in Siria, rubando il petrolio e il gas siriano, fateci caso. La nostra rivoluzione non avrà nessun altro colore se non questo, il tricolore. Non sarà arancione, non sarà blu, non sarà nulla, sarà solo tricolore. Perché noi siamo patrioti, noi amiamo il nostro paese e noi vogliamo che ogni popolo ami profondamente il proprio paese e possa esercitare la propria sovranità. Questo è quello che vorremmo fare in Africa, è quello che la Russia sta facendo in Ucraina, tutelando le proprie minoranze etniche, è quello che vogliamo fare tutti insieme. Per farlo noi dobbiamo continuare a lavorare come Italia Unita, lo dico da presidente del partito, continuando a lavorare sui nostri rapporti umani, sul fatto che quando ci conosciamo tra di noi abbiamo una fratellanza, abbiamo un'amicizia, abbiamo una stretta di mano, un collegamento emotivo che potrà portarci a crescere, perché le persone si fideranno non solo delle nostre idee, ma della nostra anima e della nostra ideologia e della nostra correttezza morale. Quindi io non ho paura. Non ho paura di nulla, non ho paura delle mie idee, non ho paura delle conseguenze, non ho paura di questa bandiera che porterà alla libertà molto presto, ovunque, e della mia bandiera. Non ho paura di essere un patriota. Io non sono un fascista, non sono un nazista, non sono un comunista, non sono un estremista. Amo semplicemente il mio paese e dico, nonostante le difficoltà economiche, nonostante i salari che non crescono dagli anni 90 per via dell'ipocrisia dell'Unione Europea, nonostante il tentativo di questa immigrazione incontrollata che porta nuovi poveri, perché quello è il problema dell'immigrazione, porta nuovi poveri, nuove bocche da sfamare in un'economia che non cresce, che non può assorbire questa forza lavoro. Non perché non è una questione di razzismo, anche i più liberali sostengono questa cosa. Nonostante tutto ciò, nonostante le mille difficoltà dell'essere italiani oggi, non dobbiamo mai smettere di essere orgogliosi di essere italiani per il nostro passato che ci circonda e che vediamo ogni giorno, dal Duomo alla Statua di Parini. Ci ricorda tutto ciò che era la nostra storia. Quindi siate orgogliosi di essere italiani e lottate per continuare ad essere italiani. Per fare tutto ciò, mi raccomando, trattatevi bene l'un l'altro, cerchiamo di crescere in maniera costruttiva, mantenete fede non solo alle vostre idee, ma soprattutto a voi stessi e alla vostra coerenza. Non vi chiedo di pensarla come me, vi chiedo di costruire tutti insieme una nuova alternativa, una nuova rivoluzione tricolore. Grazie.